Cici l'Universalis, buon pomeriggio e bentornati dal vostro Dictator Loren su questa nuova puntata dedicata alla nostra Albania. Oggi continueremo a seguire da vicino le mirabolanti avventure di lui, il principe Jirkan II Castriota, mio signore. Secondo primo Castriota, perché mi ha messo il primo, ma in realtà è il secondo. Semplicemente il padre, sì, era il padre, era scritto con la I e non con la J, adesso è scritto in maniera corretta. Allora, mettiamo subito play, breve riassunto di quello che è successo ieri. Ieri abbiamo vinto una guerra importante nella quale il nostro vassallo, guardate, si è espanso e ha formato questa sorta di uncino che va praticamente a prendersi i territori all'interno di quest'Ungheria che è destinata alla morte. Adesso, allora, la Francia ci chiede di passare perché è in guerra con Giuseppino. La Francia è in guerra con Giuseppino. Interessante. Allora, io mi sono messo a claimare anche i territori di Karaman, visto e considerato che questa è una zona che noi non dobbiamo assolutamente snobbare. È una guerra che non... È una guerra, sì. Buonanotte, Loris. È una zona che noi non dobbiamo assolutamente snobbare. Anzi, io inizierei già a portare di qui questi 19.000 uomini. Almeno vediamo di tenere sotto controllo anche le ribellioni. Noi dobbiamo figliare. Il Jirkan deve figliare, deve scopare, mio signore, deve scopare, perché sennò è un disastro. Sennò è un disastro. Qui iniziamo a liquidare anche questi advisor insulsi, via tutti quanti, che siete completamente inutili. Siete completamente inutili. Noi invece dobbiamo cercare di finire il prima possibile le espionage. Questo perché? Perché finendo le espionage noi potremo andare a prenderci la policy. The Private Counsel's Establishment Act, che ci dà la yearly corruption meno 10. Ci dà la Early Corruption meno 10 che ci serve assolutamente. Mentre invece per la Horse Artillery dobbiamo finire le offensive, quindi. Military Access, Commonwealth anche lui in guerra. E la Francia nell'era dell'autismo è devastante. La Francia nell'era dell'autismo è devastante. Qui pigliamoci un altro generale, non è che sei il massimo, ma... Ma va bene, ah no, non posso allenarti. Non posso allenarti perché spendiamo un sacco di soldi anche negli interessi e nei fort maintenance. E anche nei fort maintenance, land maintenance modifier, un altro advisor inutile. Ecco, questo è già meglio. Questo è Sunni, però. Questo è Sunni, ma prendiamolo lo stesso. Excellent, my lord. Stiamo corizzando ancora, probabilmente. Vorrei capire. Qui abbiamo San Michelino. Ci sono un sacco di ribellini che stanno per spuntare. Allora, Croazia, Ferrarese e Greek Separatists. Te posso ridarti ai burger. 85. Tu sei già dei burger, mio signore. Sugla è nostra? No, è degli ottomani, Sugla. Allora, qui intanto continua il nostro fabricate claim sull'Ungheria, che è sicuramente interessante, sicuramente una zona interessante, anche perché adesso è in balia del nulla cosmico. La Borgogna è morta, Liegi è enorme e l'Olanda è simpatica. Direi bene, noi dobbiamo aggiungere anche un altro rivale e a questo punto, visto che la Spagna è rivale sia della Francia che credo anche, sì, che credo anche della Russia, andiamo a mettercela rivale. Spain. Anche se potremmo mettere in Mamluks, però per un discorso di convenienza, pura e semplice convenienza, visto che comunque nell'età dell'autismo io voglio tenermi
strettissima la Francia, ci metto la Spagna. Ci metto la Spagna. Questo era già stato alzato di livello 2, sì. Vediamo i borghesi. Adesso i borghesi stanno lì fermi così per un po'. Adesso i borghesi stanno fermi così per un po'. Perfetto. Allora, dai che qua Karaman deve salire velocemente anche, eh. Deve salire e anche velocemente. Stiamo riducendo la nostra inflazione. Sì. Sì, 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 sì. Ne spendiamo un sacco in corruzione noi, eh. No, non lo faccio qui lo Stato. Per ora non mi serve. Per ora non mi serve. Ottomani in guerra con la Georgia. La Georgia che inizia ad essere uno Stato di tutto rispetto. Inizia ad essere uno Stato di tutto rispetto. Forse è il caso. Forse è il caso che iniziamo ad improvare anche con la Georgia, perché una volta annessa la Bulgaria, la Georgia potrebbe essere il nostro nuovo grande alleato. E cicciulì e cicciulà, claimiamo tutto qua, claimiamo tutto. Quando finisce la guerra contro questi schifosi? La pace. Siamo... no, non il Commonwealth. 1628, mentre invece con gli otto polli... 1622, un po' prima. Allora, Madonna quanto spendiamo per buttar giù la corruzione, ragazzi. Madonna quanto spendiamo per buttar giù la corruzione. Figuriamoci se non ci sono i particolaristi. Figuriamoci se non ci sono i particolaristi. Ah, io qui non posso spostarli. No, mi hanno buttato giù le barchine del piacere. Mi hanno buttato giù i miei brigantini qua del Ciula. Mi hanno buttato giù i miei brigantini del Ciula. Cosa vogliono sti particolaristi? Vogliono autonomia. Vogliono autonomia. È l'autonomia. Allora, tiriamo giù i forti così risparmiamo un po' di soldi. Ok, questi escono. Quello che vorrei capire io è... ma queste città qua sono già state corizzate. Siamo l'autonomia qua. Macedonia. Vieni qui in Macedonia. Vieni qui in Macedonia. Fare anche le università, dobbiamo fare anche le università, che ci costano uno sproposito, dobbiamo appare forti, non abbiamo denaro, non abbiamo nulla, mio signore, ci servono terre ricche, porca loca, ci servono terre ricche. Ok, andiamo a prenderci anche la seconda, e la prossima idea è quella dell'inflazione. Almeno siamo a posto e possiamo anche tornare a risparmiare un attimino sui nostri advisor. Non possiamo ripagare il prestito, e questa è una cosa negativa. È finito il Royal Marriage con la Russia. Sposiamoci di nuovo. Con la Francia, no, non ancora. Con la Bulgara c'è Teodoro. C'è anche con Teodoro. Allora, prendiamo questo. Karaman possiamo claimarlo.
Hamid. E continua a claimare di lì. Allora, gli ottomani stessa cosa. Gli ottomani stessa cosa. Dobbiamo andare con il nostro esercito a liberare... Tu magari il forte tienilo su a Treviso. Tu magari il forte tienilo su a Treviso. È un altro Girkan, mio signore. È il Girkan terzo. Questo diventa secondo, però. Vabbè, diventerà secondo. Comunque un altro Girkan. La stirpe dei Girkan castrioti, eredi di Skanderbeg. Continua. Continua, mio signore. Servono più Skanderbeg. Quest'tanto qui ci sono sti ribelli a Corfù che non capisco veramente la loro, il senso della loro vita insulsa. Allora, voi venite qui a Ferrara. Venite qui a Ferrara. Iniziate a muovervi. Iniziate a muovervi. Quant'è la Spy Network? 40. È 40, mio signore. 40, mio signore. Macedonia, stiamo abbassando l'unrest. Fammi controllare anche in queste zone. Dai, su, veloci barchini. Veloci barchini. Su, 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 su. Veloci, 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 veloci. Questa è una cosa terrificante. Questa è una cosa terrificante. Perché questi brigantini? Perché questi brigantini non lavorano? Esatto. Muoversi. Muoversi. Dobbiamo andare a liberare la nostra Venezia, mio signore. Tu perché sei rimasto di qua? Ci vengo io. Mi ho rapito io. Ok. Perfetto, adesso avremo un sacco di soldi da riprenderci. Allora, fammi vedere qua. Sì, possiamo prendere Land Leader Fire. Ci siamo presi anche l'Albany Tolerance, che ci dà tolleranza sugli eretici. Possiamo finire l'espionaggio. Finiamo l'espionaggio, così ci facciamo dare una mano. Ci facciamo dare una mano per la Yearly Corruption. Ci facciamo dare una mano per la Yearly Corruption, che è terrificante. Ok. Adesso ci pensa lui. Perfetto, 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 perfetto. Molto bene. Qui intanto sta scendendo anche l'inflazione, che sarà il prossimo step. Abbiamo il Plutocratic Coup. Ma com'è possibile? Ma te l'ho appena dato? Vabbè, abbiamo capito che coi burger... I burger non sa da fa. I burger non sa da fa. Devono stare lì buoni, calmi e tranquilli. L'Albania, mio signore, non vuole i burger. Allora, io direi, qui come stiamo messi? C'è comunque dell'unrest, eh? C'è comunque dell'unrest. Io qui comunque ci metterei centralization effort come editto, perché l'autonomia è alta in questi stati. Venezia al 30,
Friuli al 20, Verone da abbassare, almeno se almeno l'abbassiamo noi con le dito. Almeno l'abbassiamo noi con le dito. Tu inizia a portarmi gli uomini qui in Istria. Inizia a portarmi gli uomini in Istria. E adesso andiamo a farci la guerra con Karaman. Andiamo a farci la guerra con Karaman. Perfetto. Voi, venite qua. Ma dobbiamo ripagare il debito. Dobbiamo ripagare il debito. Ok. Allora, vediamo un po' chi entrerebbe. Crimea, Alconio e Mamelucchi. Crimea, Alconio e Mamelucchi. Mamelucchi potrebbero essere un grosso problema. I Mamelucchi potrebbero essere un grosso problema. Potremmo attaccare la Vallachia. Potremmo attaccare la Vallachia, raga. La Russia non entra. Attacchiamo la Vallachia subito e immediatamente. Attacchiamo la Vallachia subito e immediatamente. Ci sono dei rivoltosi, andiamo a prenderli con questo. Andiamo a prenderli con questo. I rivoltosi, e sono i rivoltosi, mio signore. No, we must protect our trade. Milan's opinion of Albania, fa niente. Vai a pigliarti questi rivoltosi. Se lo sta già segnando lui, scusami, il mio vassallino, quello lì li diamo tutti ai nostri vassallo. Lo diamo tutto al nostro vassallo. Ok, perfetto. Io adesso questo slot lo lascerei già fisso sull'improve relation, così facciamo, potremmo fare l'annex. Ok, e adesso ci siamo presi la yearly inflation reduction, alziamo tasse di guerra, alziamo tasse di guerra. Mo scende bene, mo dovrebbe scendere bene l'inflazione, mio signore. Oh, dovrebbe scendere bene l'inflazione. Guarda Teodoro, il mio alleato che arriva con 15.000 uomini. Teodoro. Tarantantan. Teodoro è contro di me. Teodoro è contro di me. No, Teodoro. Questa è un'infamia, vai a occupare. Vengo. Ma non posso passare. Vai a occupargli il forte in Crimea. Vabbè, abbiamo polverizzato Teodoro, ragazzi. Abbiamo polverizzato Teodoro. Teodoro potremmo farlo marca, Teodoro. Se si riesce. Oltenia. È che non lo voglio conquistare, Teodoro, per adesso. Vallacchia, Vallacchia. Quindi si ferma lì la Vallacchia, bene. Bene, allora iniziamo a darglieli alla Bulgaria, che così ci fa i core. No, perdi inflazione. Iniziamo a dare alla Bulgaria, così poi dopo glieli diamo, lei li corizza e noi li... insomma, avete capito, lo annettiamo. Noi dopo lo annettiamo. Allora, è bello che queste sono già tutte province ortodosse in realtà. Sono già province ortodosse.
I popoli sotto l'unica bandiera dell'aquila bicipite del Girkan. Del Girkan. Vai, fatti Mures. Fatti Mures, tu inizi a occupare la capitale. Inizi ad occupare la capitale. E via andare. Allora, noi sugli otto possiamo claimare qualcosa. No, non possiamo più claimare nulla. Non possiamo più claimare nulla. Iniziamo a fare dei claim anche sulla Polonia. Bene. Bene. Teodoro, entrerai anche tu a bordo tra poco, eh? Tra poco entrerai a bordo della grande famiglia dell'ortodossia anche te. Prestige from Land Battle. Quanto siamo indietro? No, devo prendermi la tech. Intanto l'istituzione qui. Qui non arriva più l'istituzione, mio signore. Però c'è a Verona, eh. Però c'è a Verona. C'è a Verona. Base tax in Edirne. Ancora questo plutocratic coup. Ancora questo plutocratic coup. Madonna. Madonna. Aspetta un attimo, che qua io non so dove diavolo sono. Dov'è la mappa degli estates? Pigliati particolaristi. Pigliati particolaristi, che adesso vengo a tirarteli giù. Abbiamo questo grossissimo problema con i burger, ragazzi. Abbiamo questo grandissimo problema con i burger. Allora, vediamo un po', Teodoro, che tipo di pace potremmo fare, innanzitutto. Vediamo con Teodoro che tipo di pace potremmo fare, perché... con Teodoro non voglio distruggerlo, Teodoro. Questo richiederebbe troppo. Allora, mi dai le war reparation, il transfer trade power... e soldi. Poi ti farei finire la rivalità. E no, però vedi, queste qui mi convengono a me in realtà. Rimuovi il garantì sulla Crimea. Rimuovi il garantì sulla Crimea. Rimuovi con la Vallacchia, rimuovi con la Georgia, almeno ci prendiamo un pochino di prestigio. Facciamo la pace con Teodoro. Teodoro, che adesso dobbiamo andare ad improvare un attimino. Noi abbiamo 400 ducati, quindi un prestito lo possiamo ripagare. Ce ne mancano ancora due. Ce ne mancano ancora due. Qui intanto hanno liberato tutto, raga. Qui intanto hanno liberato tutto. Allora, noi andiamo a far fuori i particolaristi. Cos'è qua? No, aumentiamo le tasse, perché tanto dal trade facciamo poco adesso. Abbiamo anche poche barche. Vai a far fuori sti particolaristi. Vai a far fuori sti particolaristi. E via andare. E via andare. E
Military access da Mainz, va bene. No, Vallacchia, non hai capito. Non hai capito, Vallacchia, che tu devi passare interamente sotto la Bulgaria. Devi passare interamente sotto la Bulgaria. Possiamo teccare qua, bene. Bene. Ho un po' di un po' oh, bene. Bene, 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 bene. Andiamo a intercettare questi ultimi 15.000. No, hai capito male. Capito male. È morto un advisor. Che advisor è morto? Fammi capire. Anche questo degli interessi all'anno mi servirebbe. Ok. Abbiamo completato tutte le nostre idee nazionali. Abbiamo occupato tutte le nostre idee nazionali. Sì, è morto lui. Però non dovrebbe essere un problema perché adesso abbiamo il bonus delle economiche. Vai qui a far fuori questo qua della Vallacchia. Voi passate pure. Questo costa troppo. Dammi quello della stabilità perché mi serve. Ok, abbiamo il 100%. Allora, Sue for Peace, iniziamo a dare questi al nostro vassallo. Coalizione Commonwealth Mamelucchi e Ungheria. Se tolgo Mures non entra la Polonia. Se tolgo Mures non entra la Polonia. Direi che va bene. Scusami un attimo, military access and rivalry. No, facciamo così, guarda. Facciamo così. Mure se gliela posso lasciare anche alla Polonia, perché probabilmente sarà nella sua provincia di interesse. Ok. Perfetto, perfetto, adesso è enorme. Adesso il nostro vassallo è enorme. Molto bene, molto bene. Dunque, qui potremmo iniziare anche con le conversioni. Potremmo iniziare anche con le conversioni, perché se no non ce la caviamo più. Se no non ce la caviamo più. Quanto sono? Da 300 questi prestiti, Madonna. Madonna se sono da 300. Allora, tu torna a casa. Tu torna a casa. Teodoro. Alleiamoci subito con Teodoro. Ok. Molto bene. Ragazzuoli, direi che per oggi possiamo fermarci qui. Abbiamo ingigantito il nostro grande vassallo. Abbiamo ingigantito il nostro grande vassallo. 1628, mentre invece gli ottomani. Con gli ottomani è scaduta. Con gli ottomani è scaduta. Allora facciamo una cosa, dai, facciamo la guerra con gli ottomani. Facciamo la guerra con gli ottomani. Così chiudiamo il discorso ottomano. Allora, tu vieni qui e tu vieni qua. Perfetto. Noi dobbiamo appare forti. Noi dobbiamo appare forti. Però prima voglio ripagarmi il debito. Prima voglio ripagarmi il debito. Allora no, pigliamoci i soldi perché mi servono e viene ripaghiamo un altro. Allora, qui l'inflazione sta scendendo ed è un bene. Ed è un bene.
Magnate Nobel Rebel alla Polonia. Magnate Nobel Rebel alla Polonia. Corfù e la Grecia, va bene. Perfetto. Pigliati la tech militare. Ok, adesso prenditi pure. Reformed Eastern Hussars. Anzi no, potremmo prenderci l'Eastern Caracol. Prenditi l'Eastern Caracol e il cannone in cuoio. Ok, qui è andato. Vieni pure lì. È morto un nostro generale. Ma ne è arrivato una. No, vai. Issel non è nostra. Issel è dei Mamluks. Mamluks. Molto bene. Molto bene. Allora, voi iniziate a venire di qua. Tu stai pure qui. Tu stai pure qui. Ma come scappano? Guarda come scappano. Guarda come scappano. È un'indecenza. Fuggono che è un piacere. Fuggono che è un piacere, sti greci. Ma a Corfù non ci riusciamo ad andare. Dov'è scoppiata la ribellione? Andiamo ad ammazzare questi qui. Allora, vediamo un po'. Ottomani, Sue for Peace. No, ho usato il trade conflict. Ho usato il trade conflict. Ah, allora rompi, rompi, rompi con questi. War reparation, non me le dai. Va bene. Ho sbagliato il casus belli. Porca loca, ho sbagliato il casus belli. Va bene lo stesso, ci siamo presi dei soldi. Ci siamo presi dei soldi. Adesso questi vanno qui. Oppure, anzi, no. Uno lo spostiamo qua. Questo mi deve andare qua a far fuori i ribelli. Questo mi deve andare qua a far fuori i ribelli. Allora, claimiamogli la Bessarabia e Buzau. E adesso, ragazzi, direi che per oggi ci fermiamo qui. Per oggi ci fermiamo qui, nel prossimo episodio sicuramente una grande guerra. Una grande guerra che coinvolgerà presumibilmente o l'Austria o il Commonwealth o Karaman con i Mamelucchi. Dobbiamo vedere un attimino determinate cose. Io comunque vi ringrazio per l'attenzione, vi invito a lasciare un like e a condividere il video se volete sostenere il clan Legio Italica e noi invece inizieremo i grandi festeggiamenti per l'imminente annessione della Bulgaria al grosso regno di Albania, ragazzi. E questo sarà un bel boost per noi. Sarà un bel boost per noi perché sono tanti territori che, tra l'altro, il nostro vassallino ci sta corizzando in maniera simpatica e spero vivamente che proceda anche con la conversione, almeno ci allevierà da questo terrificante compito. Un saluto dal vostro dittatore Lorenz, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!